Allora, buonasera a tutti quanti, bentornati su Parabellum. È con me l'ex capo di Stato Maggiore, il generale Vincenzo Caporini. Grazie per aver accettato la mia richiesta. È un onore averla qui e vorremmo trattare proprio delle questioni abbastanza importanti, data la sua esperienza, e se può brevemente introdurci al suo stato, insomma, di carriera, che è sempre utile, insomma, ricordare alle persone la Molto valenza di una semplice. testimonianza. Molto semplice, io sono entrato in Accademia Aeronautica nel 1965, ho fatto tutto il percorso didattico e poi operativo, sono diventato combat ready sullo Starfighter e ho fatto una decina d'anni di combat readiness pronto all'impiego durante la Guerra Fredda, comandato un gruppo di volo di caccia ricognitori, il 28° gruppo, il gruppo delle streghe. E poi sono passato allo Stato Maggiore, ho fatto diversi cambiamenti. Prima sono stato nell'ambito del reparto personale e ordinamento, poi sono diventato aiutante di volo del Capo di Stato Maggiore, di due straordinari personaggi, generale Bartolucci prima e poi il generale Cottone. E poi sono andato al quarto reparto dello SMA, dove mi sono occupato essenzialmente di sviluppo tecnico, quindi sono uno dei tanti papà dell'Eurofighter, ho lavorato sull'AMX, sul Tornado, ho comandato il reparto sperimentale di volo, 2 anni di comando di un reparto assolutamente straordinario, e poi sono stato promosso generale, capo del terzo reparto operazioni dello SMA e poi responsabile dell'aeronautica per la Marina, ispettore dell'aeronautica per la Marina, nel Palazzo Marina. Mi sono occupato quindi di pattugliamento marittimo con gli Atlantique, macchine straordinarie, sicurezza del volo, responsabile della politica militare del paese sotto la guida del generale Arpino, che era capo di Stato Maggiore della Difesa, sotto capo di Stato Maggiore della Difesa con Mosca Moschini, e poi sono stato presidente del Centro Alti Studi, e capo dell'Aeronautica, e poi nel febbraio del 2008 sono diventato capo di Stato Maggiore della Difesa, un incarico che ho lasciato nel gennaio del 2011, sottolineo gennaio, perché qualche settimana prima della sciagurata impresa libica, della quale posso dire tranquillamente io sono innocente. Sono in pensione appunto dal 2011, ho continuato a occuparmi di problemi di politica internazionale, strategia, il tema mi appassiona ancora, cerco di dare il mio contributo di pensiero e se qualcuno ha la bontà di ascoltarmi, lo ringrazio. Beh, direi che è un curriculum di tutto rispetto, generale. Vorremmo proprio sfruttare, insomma, la sua esperienza per alcune delle cose che stanno per accadere o che accadranno in Ucraina. Uno dei primi punti di cui vorrei discutere è proprio l'avvento degli F-16. Molto si discute sia sulla durata delle cellule, visto che molti degli apparecchi che pare debbano essere dati agli Ucraina, siano abbastanza datati. Lei mi spiegava, diciamo, pre-live, che in realtà i materiali sono stati studiati per, diciamo, assorbire molte più ore, quindi è un non problema. È un problema di secondo livello, nel senso che la conoscenza dei materiali di oggi permette di abbassare un po' le cautele nella progettazione di un qualsiasi oggetto che vola. Durante il periodo degli anni 50-60, a partire dalle esperienze fatte dopo le sciagure che hanno funestato il Comet, il primo velivolo civile di linea a getto, si è appurato che i materiali, i metallici, sono soggetti a un fenomeno detto di fatica, che sembra semplicissimo: prendete un pezzo, un filo di ferro, cominciate a piegarlo, per un po' rimane robusto come prima, e a un certo punto il
il filo si spezza, abbiamo raggiunto il limite della vita fatica di quel materiale. Nel campo dei velivoli militari si usa un criterio molto prudenziale, nel senso che dal momento che non è stato ancora possibile identificare delle leggi rigorose su quella che è la capacità di resistere alla fatica di un pezzo di metallo, si usano dei fattori di sicurezza che fino agli anni 80 era dell'ordine di 4. Voleva dire che io progetto un pezzo perché resista 4 volte la vita che lo autorizzerò a fare. Quindi, se un pezzo deve volare per 4.000 ore, lo farò robusto per durare fino a 16.000, perché la statistica mi dice che qualcuno dei pezzi si romperà a 4.000, e quindi in questo modo ho la garanzia di mantenere la sicurezza e l'efficacia del sistema. Oggi lo scatter factor, questo fattore di sicurezza, è stato gradualmente ridotto perché la conoscenza dei materiali ovviamente fa progressi. L'Eurofighter venne progettato con uno scatter factor di 3. Quindi, se si dice che una macchina, detto veramente in modo molto semplicistico, una macchina ha una vita fatica di 6.000 ore, vuol dire che la maggior parte delle macchine possono arrivare a 12, possono arrivare a 15.000 ore di volo. Qualcuna si rompe a 6.000. Quindi il problema della fatica è un problema di carattere casuale, randomico se vogliamo, ma non è certo un problema che inficia un'operazione nel suo complesso. Che utilizzo pensa che ne faranno gli ucraini degli F-16 e che numero lei crede che riceveranno? Perché ovviamente la spada di Damocle rimane sempre la gestione logistica e la protezione ovviamente di questi aerei. Gli ucraini hanno ereditato dall'Unione Sovietica quel tipo di piste anche non coperte. Io so che gli F-16, come molti degli aerei occidentali, hanno bisogno, diciamo, di piste molto buone, ecco, per operare, cosa che mancano in Ucraina, no? Sì, diciamo che adesso anche gli aeroplani post-sovietici, gli aeroplani russi hanno necessità di avere delle piste che siano pulite. Questo poteva valere agli albori con i MiG-15 e MiG-17. Oggi come oggi i motori sono comunque sensibili alla sporcizia che c'è sulle piste e quindi sono soggetti al cosiddetto FOD, Foreign Object Damage, danno da oggetto estraneo. Quindi le piste devono essere sicuramente pulite, ma ripeto, questo non credo che sia un parametro che vale per tutti e valeva anche prima, quindi non è relativo al fatto che arrivino gli F-16. L'F-16 è una macchina che da questo punto di vista è particolarmente delicato perché la sua presa d'aria, chi lo conosce, chi l'ha visto le fotografie di questa macchina, è una presa d'aria ventrale nel muso, molto vicino al terreno, per cui se c'è una oggetto estraneo sulla pista è abbastanza facile che il motore aspiri questo pezzo e ne venga danneggiato. Però, ripeto, è un problema che riguarda ormai tutti quanti e la necessità di avere piste pulite è una necessità di tutti. Dal punto di vista del supporto logistico, mi fa piacere che lei l'abbia sottolineato perché il supporto logistico è la parte fondamentale di una operatività di una forza armata, di una forza aerea. Quando mi chiedevano quanto tempo ci vuole per addestrare i piloti, io dicevo: allora, quanto tempo ci vuole per addestrare gli equipaggi, che sono equipaggi di volo e gli equipaggi di terra. E quindi ci sono i piloti da far volare, ma ci sono gli specialisti da far impratichire sulle macchine. Ed è un lavoro che deve essere fatto in parallelo. Perché soltanto con una manutenzione adeguata l'aeroplano può andare in volo, se no può essere la macchina più bella del mondo, il pilota più addestrato del mondo, ma la macchina non va per aria. Sì, spesso non ci si rende conto dell'indotto di manodopera che c'è dietro al far volare una macchina con il pilota. Sì, il problema è quello della manutenzione che si svolge oggi secondo criteri che una volta erano considerati un po' azzardati, una volta la manutenzione si faceva su base temporale,
ogni X ore di volo l'aeroplano veniva ispezionato, ogni Y ore di volo l'aeroplano veniva smontato e rimontato. Si è andati progressivamente verso un altro criterio che è quello della manutenzione on condition, nel senso che le manutenzioni periodiche si sono gradualmente diradate a favore del concetto che il pezzo si cambia se si guasta. Questo è possibile per il fatto che siamo di fronte a macchine che hanno una grande ridondanza e una grande capacità di sopravvivenza anche con dei guasti a bordo, guasti che peraltro appunto non inficiano la sicurezza della macchina. Però tutto questo richiede un apparato molto complesso, richiede uomini addestrati, richiede attrezzature, quindi non si tratta semplicemente di dare in mano a un bravo pilota una macchina come l'F-16, si tratta di organizzare tutto quello che serve perché questo F-16 possa decollare, fare la sua missione e tornare a casa al sicuro. Ecco, ammettiamo che gli ucraini facciano come hanno fatto per i mezzi corazzati, cioè quando avviene un danno o una gestione, diciamo, di manutenzione, questo viene mandato in Polonia o in Germania. Sono realmente nella possibilità con 40, 60, 80 velivoli di contestare quantomeno un settore del fronte o di utilizzare questo limitato numero di piloti e di aerei per fare CAS, DED, adesso lei come impiegherebbe questo piccolo gruppo di aerei e come valuta le difese antiaeree russe, i famosi temuti S-400 in questo caso? Ma è chiaro che l'impiego di un aeroplano e di un sistema d'arma e di un gruppo di aeroplani deve essere integrato in un sistema operativo complesso che riguarda anche tutte le altre forze. Cioè, pensare alla guerra aerea pura e semplice, così come pensare alla guerra terrestre pura e semplice, come purtroppo per loro hanno fatto i russi, non porta da nessuna parte. Quindi ci deve essere una pianificazione integrata dell'impiego delle forze in base al risultato che si vuole ottenere. Si vuole ottenere un risultato di penetrazione, allora ci comportiamo in un certo modo. Vogliamo attuare una strategia di contenimento, l'impiego è sicuramente diverso, ma è comunque sempre un impiego integrato con le forze di terra, con le forze di superficie, e deve essere finalizzato a mettere in condizione le forze di superficie di compiere il loro lavoro. Uno dei principi fondamentali dell'impiego delle forze aeree da parte della dottrina occidentale è quello, io sto semplificando molto, di suddividere l'attività in interdizione profonda, supporto ravvicinato e difesa aerea pura e semplice. La difesa aerea mira a ridurre le potenzialità dell'aeronautica avversaria. Il supporto aereo ravvicinato mira a dare il supporto necessario alle truppe di terra, cosa che fino adesso è stato un po' un monopolio russo, un monopolio molto costoso per i russi, però è stato un monopolio russo con i loro Sukhoi 25 e 35 e con gli elicotteri da combattimento. La prima cosa da fare è quello che ho citato all'inizio, è l'interdizione lontana. Cioè io devo in qualche modo isolare il campo di battaglia in modo tale che le truppe dell'avversario non ricevano il supporto e non ricevano i rifornimenti e gli avvicinamenti che gli sono indispensabili. Quindi il primo compito che bisogna svolgere in supporto a un'operazione militare è questo, il che si può fare se hai un sufficiente dominio dell'aria. Se non dominio, superiorità aerea. E qui ci sono delle diatribe lunghissime sulla terminologia. Parliamo di superiorità aerea, superiorità aerea soprattutto dal punto di vista locale e temporale. Io voglio avere un certo spazio aereo sopra una certa porzione di terra in cui i miei aeroplani volano senza essere messi a rischio. Quindi faccio in modo di inibire le difese dell'avversario.
difese che possono essere sia dal punto di vista altri velivoli, sia dal punto di vista dei missili superficie aria. I missili superficie aria che oggi sono disponibili sono delle macchine molto performanti, molto, molto pericolose, e c'è tutto un grande sforzo per riuscire a eludere queste difese. L'elusione si può fare anche dal punto di vista elettronico. Infatti, i concetti di guerra elettronica sono concetti che ormai sono diventati pane quotidiano. Io a bordo del mio F-16 o del mio Eurofighter o del mio F-35 dei sistemi che sono in grado di riconoscere le emissioni elettromagnetiche dell'avversario, di classificarle, di identificare quelle che sono pericolose e di disturbare fino a rendere inefficaci quelle che sono pericolose. Sono sistemi che vengono costantemente aggiornati. Qualcuno ha sentito parlare di librerie, infatti sono sistemi che hanno nelle proprie memorie le caratteristiche e le metodologie di ogni singola minaccia, quindi sono Cioè una tutto libreria. un profiling, diciamo. Comunque non si preoccupi nell'usare anche terminologie. In questo canale abbiamo spiegato cos'è la DED, la SED, la Multi-Domain Warfare, gli AGM 88 armi, quindi può tranquillamente parlare in maniera tecnica. È un pubblico molto erudito, diciamo. Ok, perfetto. E allora sicuramente farò qualche figuraccia stasera, perché vi rendete conto che uno che è lontano dall'hardware, dalle cose operative da 12 anni, probabilmente non è più neanche del tutto aggiornato, però i concetti sono sempre validi. Quindi io con i miei sistemi di guerra elettronica, che possono essere o interni o esterni, o in pod oppure all'interno, riesco a ridurre la rischiosità del mio intervento in volo, e quindi conquisto questa superiorità aerea localizzata che permette alle mie truppe sul terreno di operare indisturbate, e sono anche in grado a questo punto di fare delle operazioni di supporto diretto a queste truppe, in modo tale da migliorare la capacità di fuoco di tutto il mio sistema operativo. Ecco, Direi che come si sposa questo genere di operazioni con la postura che ha adottato l'Ucraina adesso, cioè una postura difensiva? Quale potrebbe essere il ruolo degli F-16 in una postura difensiva? Potrebbe coadiuvare la difesa aerea tentando di intercettare i missili da crociera, ad esempio, lanciati dai russi, per rischiare anche poco, diciamo, i velivoli? Io credo che in questa circostanza le funzioni fondamentali che gli F-16 potrebbero svolgere sono essenzialmente quelli A di difesa aerea, quello che lei ha citato, quindi contrastare la minaccia aerea che arriva dall'avversario. Diciamo che è una minaccia aerea che in certi casi è particolarmente insidiosa, in altri casi è molto più facile da intercettare. E poi quello che dicevo anche qualche minuto fa, la possibilità di colpire in profondità e di inibire i rifornimenti alle truppe che mi trovo di fronte. A questo punto io ho una postura difensiva e ho sicuramente la possibilità di impedire all'avversario di assumere una postura offensiva. E questo potrebbe essere una delle idee strategiche che sta circolando negli ambienti ucraini. Dico potrebbe essere, perché chiaramente bisognerebbe essere nelle loro stanze per capire che intenzioni hanno. Ma mi sembra abbastanza evidente che, quantomeno per questa finestra temporale, che è una finestra di inverno, l'attenzione maggiore sarà quella da entrambe le parti di consolidare la propria presenza sul terreno, perché sono condizioni climatiche tali da non consentire manovre che possano in qualche modo contribuire a rompere gli schieramenti.
Le volevo fare l'ultima domanda per quanto riguarda l'aeronautica. Noi abbiamo avuto gli F-16 in leasing, spesso si è parlato del fatto che magari anche l'Italia avrebbe potuto addestrare i piloti ucraini. Lei ritiene che questo expertise si sia perso in questi ormai quasi 15 anni? Non è più una cosa fattibile per noi? No, non è assolutamente fattibile perché l'addestramento è un fatto molto, molto dipendente dal tempo. È una cosa che riguarda qualsiasi tipo di aeroplano. Quando io ero un pilota operativo, se per qualche motivo, un corso da qualche parte, problemi di salute dall'altra, stavo fermo per 6 mesi, dovevo, dico, ricominciare da capo, ma quasi. Perché nel frattempo avevo perso la mia prontezza al combattimento. Ora, dopo tutti questi anni, noi non abbiamo più nessun pilota che abbia mantenuto la sua capacità di addestrare su una macchina che ormai non è più nel nostro inventario da così tanto tempo. Quindi la cosa era assolutamente priva di qualsiasi possibilità concreta, logica. Di qualsiasi fattibilità proprio. Ok, venendo a quello che sta avvenendo in Ucraina, e qui metto la mappa che ha sviluppato il mio think tank per ragionare un po' anche sulla questione, diciamo, sul campo, ecco, da quello che si può notare con tutte le freccette che ho messo io, che vanno a indicare tutte fonti geolocalizzate, in questo momento i russi stanno premendo praticamente su ogni fronte. Quello che salta subito all'occhio è il fatto che i russi non abbiano, diciamo, deciso di fare una controffensiva localizzata verso un obiettivo particolare, ma in generale applicano una pressione costante pressoché ovunque, e negli ultimi 2 mesi e mezzo sono riusciti, diciamo, a invertire molti dei progressi ottenuti dagli ucraini, per esempio nella zona di Bakhmut. Lei ritiene che i russi abbiano ancora una capacità per riuscire a sviluppare un qualche tipo di manovra, o che il loro interesse sia di continuare a mantenere una pressione costante? Perché dall'altra parte abbiamo notato che alcune delle unità che avevano preso parte all'offensiva ucraina sul fronte di Zaporizhzhia ora sono utilizzate tipo pompieri, nel senso che vengono mandate su vari fronti a fare da tappabuchi. È questo un modo dei russi per, diciamo, fare overstretch delle capacità ucraine proprio in un momento di difficoltà come questo? Ma io credo che dipenda moltissimo dall'impossibilità russa di fare qualcosa di diverso. Una offensiva russa, francamente, non la ritengo fattibile in nessun punto dello schieramento. Abbiamo già avuto evi piena evidenza di una, diciamo, limitata capacità operativa delle forze terrestri russe. Non voglio usare delle parole più pesanti, ma è chiaro che l'armata rossa è diventata armata russa, che ci faceva così tanta paura, ha dimostrato di non avere quella idoneità alla proiezione di potenza. Diciamo che avevamo avuto dei segnali molto chiari durante le guerre cecene. Io che ne ho studiate un pochino queste campagne. Ero convinto che lo Stato Maggiore russo avrebbe preso delle misure per rimediare a situazioni gravemente deficitarie dal punto di vista proprio della capacità tattica per le operazioni sul terreno. Questo non è accaduto e l'abbiamo visto tranquillamente in tutti questi lunghi mesi di guerra e quindi io non credo che oggi i russi siano in grado di montare una offensiva penetrante nel territorio ucraino. Poi dipende anche dalla volontà politica del vertice, è chiaro. Io ho la sensazione che la volontà politica del vertice sia quello di consolidare in modo totale la presenza sul terreno, in modo tale da evitare poi che in eventuali futuri negoziati le richieste ucraine di riprendere il possesso delle terre occupate abbiano qualche valenza dal punto di vista dell'operatività militare. Quindi io credo che attualmente la
la volontà russa sia soltanto quella di consolidare le proprie forze sul terreno e ovviamente quello di impedire all'Ucraina di riuscire a, in qualche modo a rimediare alle perdite che ha subito durante tutti questi mesi. Perdite che sono sicuramente elevate, i russi ne hanno persi di più, però sappiamo benissimo qual è il rapporto di forze demografico tra i due paesi e quindi è comprensibile, anche se dal punto di vista umano ci può fare pure ribrezzo, questa insensibilità nel mandare a morire centinaia di soldati al giorno pur di conquistare 10 metri di terreno. Questa è una cosa che aveva fatto notare anche Zaluzhny, che forse aveva, diciamo, sbagliato a calcolare. Diceva un altro esercito con le perdite che hanno subito loro avrebbe già mollato il colpo, invece loro sono in grado di incassare questo genere di perdite. Quindi c'è stata una sotto, diciamo, valutazione della capacità dei russi di assorbire le perdite. Quindi essenzialmente era più o meno il ragionamento a cui ero giunto anch'io, cioè vista l'incapacità anche dovuta al fatto che praticamente tutti vedono tutto. E quindi è difficile ottenere un effetto sorpresa, una pressione costante, un po' su tutti i fronti con piccole unità. Alla fine si è notato che sia gli ucraini sia i russi hanno smesso di agire a livello di brigate, sono scesi poi a livello di reggimento e non ha funzionato ad Avdiivka e ora praticamente si agisce a livello di compagnie, di plotoni. Con questo tipo di attacchi non puoi fare altro che punzecchiare praticamente tutto il fronte sperando di logorare l'avversario più di quanto tu venga logorato Una a forma colpo. che io chiamo, non chiamo più guerra di logoramento, ma guerra di erosione, cioè diciamo, una serie di operazioni mirate ad erodere progressivamente le capacità dell'avversario in modo tale da impedirgli di conseguire poi dei risultati operativi concreti. È chiaramente un tipo di guerra che viene teorizzato da un generale russo. Adesso mi sfugge il nome, che fu anche uno degli artefici dell'Armata Rossa nella post-rivoluzione 1900. Credo che fosse Triandafilo. No, quello che ho letto io era un altro nome, tra l'altro un personaggio molto particolare che venne colpito dalle purghe staliniane e venne poi fucilato come nemico della patria. Che invece aveva dato un contributo veramente notevole dal punto di vista teorico alla condotta delle operazioni. Mi verrà in mente, per adesso l'ho scritto anche in qualcuno dei miei interventi, quindi Lo si potrà andare a guardare. recupererò, lo metterò tra i link. Fatto qui in mappa mostro i cambiamenti territoriali durante il 2023 per far capire che durante tutto l'anno, alla fine, la bilancia, diciamo, del cambio di territori è ucraini più 523 km quadrati, ma hanno perso 587, quindi alla fine il cambiamento totale durante tutto l'anno è stato di 50 km quadrati circa a favore dei russi, questo in un anno intero. Questo è ancora peggio del fronte occidentale durante la prima guerra mondiale, per dare un'idea, un cambiamento minimalissimo. Quindi come si può cambiare questa guerra? Zaluzhny diceva nel suo articolo, intervista, io spero in qualche nuova tecnologia, no, per cambiare lo status quo. Io credo che sia abbastanza velleitario. In realtà non credo che i due avversari siano nella capacità di rivoluzionare questo conflitto, sia per questioni tecnologiche che ormai di tecnica, nel senso si sono logorati talmente tanto che il livello dei due eserciti si è abbassato dal mio punto di vista e non sono più in grado di effettuare neanche manovre di ampio respiro, ecco. Sì, ma sa, io a questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con lei e ripeto una cosa che lei ha detto qualche minuto fa, cioè oggi tutti quanti sanno tutto di tutti, le capacità di ricognizione operativa sono tali grazie a tutti gli strumenti a disposizione che vanno appunto dai mini droni fino ai satelliti, per cui un'operazione manovrata che presuppone l'elemento sorpresa,
è assolutamente non più neanche ipotizzabile. E questo in qualche modo sta delimitando lo svolgimento delle operazioni oggi. D'altronde, quando lo Stato Maggiore russo ha deciso di consolidare la sua presenza nel sud del paese, nel sud dell'Ucraina, con quella serie di fortificazioni lungo tutto il fronte, fortificazioni che hanno dato l'evidenza da un lato, ad una mancanza di volontà di lanciare offensive e dall'altro di impedire all'Ucraina di ripetere i successi che aveva conseguito nei mesi precedenti. E oggi siamo in questa situazione. Ammassare una capacità di fuoco e una capacità operativa tale da sfondare queste linee di difesa, non è più nella possibilità né dell'uno né dell'altro. Quindi, purtroppo temo che questa situazione si trascinerà e finché non ci sarà una soluzione politica, che può essere anche una soluzione radicale, per carità, però credo che dal punto di vista tecnico-tattico, grosse novità non ne vedremo. Sì, non c'è qualcosa che possa cambiare questo. Fra l'altro mostro un grafico che fa vedere i cambiamenti territoriali. Ovviamente queste sono le ritirate russe al nord, la controffensiva, cioè la liberazione dei territori liberati al nord, la controffensiva ucraina di settembre, ottobre, novembre dell'anno scorso, e poi si può vedere che il cambiamento territoriale è ridotto allo 0,01, 0,02, 0,04 per mesi, fino a, praticamente allo stallo totale in cui siamo oggi. Ecco, venendo a questo, ultimamente è uscito un articolo, secondo me molto interessante, che tira fuori anche dei retroscena, diciamo. Pare che Zaluzhny volesse fare la controffensiva su Zaporizhia già nel 2022, e forse a posteriori sarebbe stata anche l'idea migliore, visti proprio quei trinceramenti e quei campi minati fatti dai russi. Venne valutato dagli alleati, dagli americani, come infattibile o molto rischioso all'epoca, e quindi si optò per l'opzione, diciamo, della terrazza di Kherson e dell'offensiva a nord. Questo lo dico solo per dovere di cronaca, perché comunque è una discussione accademica ormai, no? Interessante, diciamo. Ma vediamo, una discussione accademica che deve tenere conto di tutti i fattori, cioè da un lato dal punto di vista puramente tecnico l'operazione sarebbe stata sicuramente molto agevolata dalla impreparazione russa sul terreno, dall'altro bisognava fare il conto con la impreparazione ucraina a condurre l'operazione, quindi io mi devo preparare, ma mentre mi preparo io si prepara anche lui, quindi credo che la valutazione di evitare di correre quel rischio sia stata una valutazione molto, molto saggia, anche perché un insuccesso di una offensiva condotta con mezzi e con truppe non completamente pronte avrebbe consentito alla Russia probabilmente di sfondare nuovamente le linee. Quindi credo che non sia stata una valutazione troppo prudenziale. Le volevo chiedere una cosa, vista che questa è la situazione, che tipo di tattica o strategia potrebbero adottare gli ucraini per ovviare a una situazione in cui la demografia non è della loro, l'età media del soldato non è della loro, e sicuramente non lo è il munizionamento né la dotazione di mezzi. A me piace fare parallelismi storici, anche se a volte non sono calzanti, ma me lo conceda, potrebbero adottare una tattica tipo quella di Quintus Fabius Maximus, cioè quella contro Annibale, nel senso, non potendo affrontare un avversario direttamente, cercarlo di affrontarlo indirettamente. Qui però, secondo me, c'è un caveat importante. In questa guerra, gli ucraini hanno dimostrato di non saper cedere terreno. Ogni volta che si è presentata una situazione come Mariupol o come Bakhmut, hanno combattuto fino praticamente all'ultimo centimetro. Io personalmente ci vedo una mancanza di elasticità
in questo senso, cioè poter cedere il terreno per magari invogliare o indurre l'avversario, diciamo, a sbilanciarsi per poi coglierlo di sorpresa quando la logistica si allunga o situazioni del genere. Tra l'altro, ultimamente questo è un dibattito che avviene molto all'interno anche della televisione ucraina, dove ci sono militari che dicono: noi dobbiamo essere nella condizione di poter cedere terreno quando se ne presenti l'occasione, insomma. Sì, bisogna tenere conto che l'Ucraina di terreno non ne ha tantissimo, al contrario della Russia. La Russia può consentire sfondamenti di centinaia di chilometri per poi reagire. Questo non è sicuramente possibile per l'Ucraina, che ha delle dimensioni geografiche molto più limitate. Il concetto è un concetto sicuramente valido. Come sempre non è un bianco-nero, ma c'è una infinita varietà di grigi, per cui probabilmente il cedere terreno limitatamente a un certo numero di chilometri è ragionevole, andare oltre non lo è. Allora a questo punto bisogna valutare: se io arretro di qualche chilometro e consento all'avversario di venire avanti, questo è sufficiente per diminuire la sua capacità di penetrazione, per mettere in difficoltà la sua catena logistica? Probabilmente no, perché non stiamo parlando di grossi cambiamenti, e quindi a questo punto la cessione di terreno è semplicemente un arretramento e non è funzionale a una strategia di contrattacco. Sì, diciamo che il fronte è fatto a mezzaluna, quindi io valutavo sul discorso delle linee interne il fatto che gli ucraini possono muoversi più agevolmente internamente in questa mezzaluna, mentre i russi devono utilizzare quella famosa e unica ferrovia nel corridoio di Zaporizhia, che ovviamente li sbilancia un po'. Nel momento in cui fanno commitment con un certo numero di truppe su un fronte, poi hanno grosse difficoltà a spostarlo dall'altro. Infatti non era un caso che venne scelto Bakhmut come luogo dove effettuare l'offensiva, perché essenzialmente lì arrivavano le uniche linee logistiche. Storicamente i russi dipendono molto dalle ferrovie, quindi anche gli ucraini sanno quanto sono limitate le opzioni offensive dei russi in questo senso. Insomma, è difficile trovare un escamotage per cambiare lo status quo in questa situazione, e mi sembra che la strategia russa sia quella di assestare più o meno il terreno, riordinare un pochino la linea di contatto per poi magari arrivare a una linea armistiziale sul fiume Oskil o cose del genere. Diciamo che è un'opzione molto ragionevole, è un'opzione che un pianificatore militare farebbe con grande saggezza, però a questo punto entriamo in un discorso molto, molto politico. Se questa linea di condotta è in accordo con quelli che sono i desideri politici del grande capo, che francamente nel passato avevano altre ambizioni e che poi sono dovute in qualche modo rientrare. Quindi quando si ragiona su questi ordini di grandezza, è chiaro che l'aspetto decisionale politico diventa probabilmente preponderante rispetto alla tecnica militare pura e semplice. L'abbiamo visto in tutte le guerre, abbiamo visto l'ostinazione con cui Hitler ha voluto Stalingrado e quanto questo gli è costato, anche se dal punto di vista militare i pochi generali che avevano il coraggio e la volontà di dire a Hitler come stavano le cose avevano cercato di sconsigliarlo, ma a questo punto, ripeto, è una valutazione politica che francamente spesso va in qualche modo in antitesi con quella che è una logica puramente militare che un tecnico può avere, ma senza avere appunto la visione di quello che si vuole conquistare. Sì, spesso mi dicono sei troppo logico per i politici, quindi questa sarebbe la soluzione ovviamente più auspicabile per le forze armate russe.
visto che non sono in grado di stravolgere il fronte, cioè linea del fiume Oskil, il Siversky, un allontanamento degli ucraini probabilmente dalle parti di Vuledar, perché lì praticamente passa la ferrovia e loro temono molto di avere questa ferrovia molto vicina alla linea di contatto con gli ucraini. Ovviamente la volontà politica è un'altra, lei aveva citato la Libia prima, e io come amico il colonnello Stirpe, lui si era occupato insomma del targeting da quelle parti, e mi diceva mancava l'end state, nel senso la missione era colpire i militari di Gheddafi, ma poi sul dopo i politici non hanno pensato chi se ne sarebbe occupato. Questo purtroppo è il dramma e la tragedia sicuramente di questi tempi, e l'abbiamo visto a partire dalle operazioni nei Balcani occidentali nel 1995. Io mi ricordo quando le Nazioni Unite non riuscivano a combinare nulla, e quando non si sapeva che cosa fare dal punto di vista politico, ci fu una frase emblematica, io me la sono segnata e spesso la cito: Generals do something, generali fate qualche cosa, come se le forze armate potessero in qualche modo risolvere dei problemi politici. Non li risolvono i problemi politici, creano le condizioni perché i problemi vengano risolti dai politici. Qualcuno dovrebbe dirlo a Netanyahu, perché anche lì mi sembra che manchi l'end state. Cioè sono assolutamente d'accordo anche su questo, e credo che sarà un dibattito molto acceso nel mondo israeliano e nel mondo medio orientale, nel mondo occidentale in generale, cioè l'incapacità di definire quello che è lo scopo finale di un'operazione. Se uno sa che cosa vuole ottenere, probabilmente lo ottiene con un risparmio di mezzi e di uomini che invece non gli è consentito se non sa dove vuole andare a finire. E credo che questo sia un problema per tutti, compresi i russi, che oggettivamente oggi dovrebbero in qualche modo chiarire qual è il loro obiettivo, e quando io sento dire sono disposto a negoziare purché le mie richieste vengono accolte, mi sembra un po'. Se lo ricorda la Finlandia. Sì, esatto. Qualcuno ci chiede, Francesco, possibili siano in corso trattative con Putin, con buona pace di Zelensky? Dal mio punto di vista entrambi si sono un po' bloccati politicamente. Zelensky ha messo in Costituzione praticamente di non trattare finché c'è Putin, e gli obiettivi politici di Putin diciamo che cambiano costantemente. Ricordiamoci che all'inizio era la decapitazione del governo, il cambio del governo, poi è diventata la liberazione del Donbass. Ora non so esattamente quale sia l'obiettivo dei russi, l'obiettivo strategico, qual è l'end state dell'obiettivo russo in questo momento. Sicuramente non è la demilitarizzazione ucraina, quella è fallita da un pezzo, cioè è cambiata talmente tante volte che io ho perso il conto nel cercare di capire quale sia la logica alla fine, dove vogliono arrivare, no? In questo senso. Sì, da questo punto di vista purtroppo c'è sempre da far riferimento alla volpe e all'uva. Quando io non riesco a raggiungere un obiettivo, dico che non era quello il mio obiettivo, anche se era evidente fin dall'inizio, proprio da una serie di prove provate, qual era l'obiettivo russo iniziale. Oggi come oggi possiamo immaginarci che l'obiettivo sia quello di in qualche modo prendersi il Donbass. Ma attenzione, perché buona parte del Donbass oggi non è sotto il controllo delle truppe russe, una parte non insignificante del territorio è sotto il controllo delle truppe ucraine, il che dal punto di vista politico fa un po' sorridere pensare a qualcuno che abbia annesso delle parti di cui non ha il controllo militare. Politicamente è stato fatto, e questo crea tra l'altro un problema politico, perché a questo punto per il russo medio stiamo parlando di territorio russo che in qualche modo è invaso dagli ucraini, rovesciando completamente. Hai autodichiarato un obiettivo che ancora non hai completato, quindi ti sei praticamente posto da solo, esatto, il non compimento dell'obiettivo che ti sei dato. Purtroppo è una situazione che si risolverà soltanto se ci sarà
un significativo cambiamento politico. Io non voglio parlare di regime change, per carità, anche perché da bravo lombardo sostengo che de malan va de pecian turna, e quindi evitiamo di auspicare cambi di regime. Ci vuole, secondo me, anche un'attività politica di più ampio respiro. Se Xi Jinping decidesse di agire in modo convincente nei confronti della Russia, può darsi che Putin in qualche modo si convinca che è il momento di negoziare seriamente. Se questo non avviene, possiamo andare avanti ancora 2 o 3 anni tranquillamente così. Quello che diceva, fra l'altro, il compianto Prigozhin, per liberare tutto il Donbass ci vorranno almeno altri 2 o 3 anni. Non credo che abbia sbagliato di molto. Fra l'altro, lei ha citato Xi Jinping in questo. Io non vorrei che Xi Jinping, vedendo che i russi, diciamo, reggono o leggermente vincono a fatica, non abbia deciso non di tentare di mediare, diciamo, l'azzardo di Putin, ma di aiutarlo a concluderla il più velocemente possibile. In questo momento i russi sparano dalle 5 alle 10 volte più degli ucraini, e questo è certificato, proprio perché pare che abbiano ricevuto 2 milioni di munizioni dalla Corea del Nord. Ora, io non so se sono munizioni coreane o la Corea fa, diciamo, l'utile idiota e queste munizioni sono girate dalla Cina. Non vorrei che la Cina prendesse l'altra opzione, cioè aiutare l'alleato russo a concludere il prima possibile con degli obiettivi ovviamente molto più limitati, visto che dall'altra parte non era possibile, insomma, portarlo alla ragione, ecco. No, dubito che un mondo politico come quello cinese ragioni in questi termini. Non dimentichiamoci che la Cina ha una tradizione di pensiero per cui le cose si valutano in decenni, non si valutano in settimane come da noi o in giorni come da noi. Quindi io non credo che questo tipo di ragionamento sia nella logica intrinseca della filosofia di base del cinese, che non è cambiata da qualche millennio in qua, E intendiamoci. loro ragionano su tempi lunghissimi, ecco, diciamolo. Io ricordo una conversazione che ebbi nel 2002-2003 in un think tank a Shanghai, in cui si parlava con una certa libertà, perché era appunto ambiente diciamo accademico, think tank, e a un certo punto io chiesi al mio interlocutore, dico, ma, scusate, ma, che era un professore universitario, dico, ma scusate, ma come la mettiamo con il problema di Taiwan? Lui mi guarda e fa: problema di Taiwan? Taiwan non è un problema. Entro 30 anni il problema di Taiwan è risolto, nel senso che verrà ricongiunto. Ci vorranno 30-40 anni, perché lei vede un problema? Io pensavo fra me e me alla prospettiva politica dei nostri primi ministri in Occidente. Parlando proprio di questo, della postura, ovviamente, il tempo da parte di chi sta, visto l'andazzo degli aiuti per gli ucraini e tutte le diatribe che ci sono in questo momento in America, proprio su questa discussione. Qui metto un grafico che fa capire che finché era maggio-giugno gli aiuti erano molti, nel momento in cui i politici già sapevano che l'offensiva aveva fallito, perché ricordiamoci gli articoli del Washington Post che mostrano, diciamo, la storia, l'antefatto dei briefing pre-offensiva, si erano dati come obiettivo Verbove entro 24 ore, ci sono voluti 82 giorni, i politici sapevano, noi no, eravamo ancora lì a studiare gli eventi sul campo, ma loro sapevano che quello che si erano dati come obiettivo era fallito, e improvvisamente gli aiuti scendono praticamente a quasi niente, e ora sappiamo che ancora sono di là a discutere questi fondi, fondi essenziali, perché poi alla fine gli americani erano, diciamo, l'azionista di maggioranza in questa storia. Putin se approfitterà di questa situazione, di questa titubanza, di questa mancanza di coesione occidentale in generale, sarà capace di sfruttare questo vantaggio che gli stiamo dando noi essenzialmente, un po' come gli demmo
il vantaggio prima per quanto riguardava tutta la titubanza delle forniture di carri occidentali. Guardi, dipenderà moltissimo dall'esito dell'evoluzione politica in Occidente, a partire dagli Stati Uniti, ma non solo. La questione della diminuzione degli aiuti, tra l'altro, è una questione tipicamente interna agli Stati Uniti, attenzione, è un dibattito che prescinde dall'Ucraina, anche perché è ben chiaro al politico americano, a chi siede nella Camera dei Rappresentanti o al Senato, che i quattrini che vengono stanziati o che verrebbero stanziati per gli aiuti all'Ucraina sono quattrini che finiscono nell'industria americana, non vanno in Ucraina. E quindi diciamo che è un sistema di paradossalmente filosofia keynesiana, applicata alla produzione militare. Quindi il problema non è paradossalmente non è come stanno andando le cose sul terreno, è chi vogliamo favorire in questo momento, perché se otteniamo uno sviluppo economico, un boom economico in questo momento, chiaramente noi facciamo il gioco di Biden, non facciamo il gioco di Trump. Se invece facciamo in modo che questo boom non ci sia, e quindi Trump può dichiarare che il paese sta andando male o non sta andando come potrebbe stare andare, attribuendo la responsabilità a Biden, questo è un gioco che ci riconduce alle elezioni del prossimo autunno. Sì, è un gioco Quindi interno, no? Nel senso Biden non vuole arrivare alle elezioni con la hot purtroppo potato un della gioco guerra. interno, in cui quello che accade fuori è semplicemente un pretesto per il dibattito interno, ma il dibattito non è finalizzato alla presa di decisioni che possano in qualche modo riverberarsi appunto su questa che è la causa scatenante, ma che non viene considerata importante per il dibattito locale. Sì, fra l'altro gli aiuti all'Ucraina, per la prima volta l'Europa ha superato, diciamo, la quota degli americani e quindi sembra che gli americani abbiano, diciamo, l'intenzione di lasciare a noi, insomma, non dico il fardello, ma quantomeno di prendere la leadership di questa storia, visto che è una questione che dovrebbe, insomma, interessare più a noi che non... E poi non dobbiamo dimenticare che la questione israelo-palestinese assorbe sicuramente una quota significativa delle capacità logistiche degli Stati Uniti. Quindi l'argomento diventa molto più complesso, molto più si lavora su più dimensioni, no? Non in una sola dimensione. Ultima domanda che secondo me è fondamentale, lei ritiene che l'Ucraina sia in grado di mobilitare questi famosi 500.000 uomini e che tipo di apporto potrebbero dare? Perché si parla di uno sforzo comunque logistico immenso e sicuramente il morale in Ucraina è cambiato molto. Io ultimamente ho notato, seguo la TV ucraina, che addirittura interviste a militari ucraini sono abbastanza, insomma, cupe, ecco. Se mi permette, posso anche mostrare una piccola clip di un militare ucraino, anche di un certo livello, che parla liberamente in televisione. Qui c'è anche il discorso del cambio di narrativa, diciamo, no? Prima era l'offensiva con i teaser tipo film, ora invece c'è un cambio totale anche per quanto riguarda il raccontare realmente come sta andando la guerra, diciamo, si tende a farla vedere più realisticamente di com'è, con meno entusiasmi, meno sensazionalismi. Ma guardi, quando io sento parlare di queste cifre, da una parte e dall'altra, da parte russa arrivano 300.000 nuovi soldati. Ora, io veramente rabbrividisco, perché in primo luogo questi soldati, 500.000 da una parte, 300.000 dall'altra, al di là della fattibilità di poterli recuperare, bisogna equipaggiarli e addestrarli. Non è una cosa che si fa in 5 minuti,
Non basta mandare una cartolina di precetto per far sì che il giovane Ivan sia pronto a misurarsi sul terreno con un avversario armato. Quindi su queste cifre io sono molto molto scettico. A me interessa di più la capacità del sistema paese di alimentare le capacità operative di cui il numero di soldati è una componente, ma è solo una componente. Da questo punto di vista, credo che entrambi gli schieramenti siano in grave difficoltà, sia da parte russa che da parte ucraina. Se devo dare retta ad alcune clip che ho visto di soldati russi che sono costretti a comprarsi il loro equipaggiamento per andare in prima linea, devo dire che anche da quelle parti ci sono delle serie E questo difficoltà. avviene per entrambi, ci sono anche grossi casi di corruzione per entrambi dove tu devi andare in Esatto. licenza e devi corrompere il comandante. Ecco. Esatto. Malcomune mezzo gaudio. No, ma il comune che è dramma comune. E purtroppo il problema della corruzione è un problema che colpisce tutti i paesi, intendiamoci, tutti. Nel caso delle forze armate orientali, ci sono delle cronache estremamente crude e drammatiche. Io faccio riferimento, ad esempio, agli scritti di Babchenko, questo giornalista russo che ha descritto le due guerre cecene, che diceva tranquillamente del suo generale comandante che aveva fatto i quattrini vendendo le munizioni ai ribelli che sparavano contro i suoi soldati. Quindi il problema della corruzione è un problema enorme, più o meno radicato da una parte e dall'altra, ma è chiaro che si tratta di un fatto che non è soltanto di tipo culturale, è un fatto purtroppo della debolezza dell'uomo. E quindi se uno vuole veramente colpire questo tipo di corruzione, deve avere una forza politica e un coraggio che forse in una situazione di guerra non è possibile avere. Guarda, per par condicio racconto un paio di cose. Io mi occupai molto tempo fa del procuramento russo e il capo del procuramento russo di 4-5 anni fa se ne andò perché diceva che questa era una gabbia di pazzi, nel senso aveva certificato il 35% dei soldi finivano in niente. C'erano stati dei casi dove una ditta russa che aveva promesso gli elicotteri all'esercito li comprava in frangia smontati e li rimontava qua, oppure una ditta che aveva la sede in un gabinetto pubblico, o la storia dei giacchetti per le truppe che dovevano operare in ambiente artico e era venuto fuori che ne avevano fatti 1.000, li avevano dati, li avevano fatti provare, le truppe le avevano detto sì, sono buoni e poi quando le hanno messi in produzione hanno cambiato l'imbottitura. Per par condicio racconto quello che succede in Ucraina di recente. Il sindaco Klitschko, vedendo questa pioggia di soldi che arrivava, praticamente ha deciso di ampliare la metropolitana di Kiev. Via la gente ha cominciato a lamentarsi dicendo: guarda, ci sono i soldati che aspettano lo stipendio e tu spendi i soldi per ampliare la metropolitana di Kiev. Hanno fermato i lavori, se non fosse che quei lavori che hanno iniziato hanno cominciato a inondare la metropolitana esistente. Questo per far capire che quando piovono soldi viene mal gestita e ci ricordiamo anche Reznikov e le forniture occidentali, beh, entrambi hanno gli stessi problemi, diciamo, di eredità sovietica in questo senso. E questo non aiuta ovviamente. Gli ucraini hanno anche la duplice difficoltà, oltre demografica, il fatto che devono addestrare uomini e devono anche mandare dei uomini ad addestrarsi in paesi esteri. Ultimamente leggevo su articoli tedeschi che, per esempio, pare che gli ucraini abbiano mandato solo metà degli uomini che in realtà potevano essere addestrati all'utilizzo dei Leopard, nel senso che i tedeschi avevano il doppio della capacità di addestramento, ma hanno ricevuto soltanto metà degli ucraini perché togliere X uomini dal fronte per gli ucraini mentre stanno combattendo una guerra è un'ulteriore difficoltà. Ci sono anche dei problemi banalissimi, il problema della lingua, attenzione, qui stiamo parlando sicuramente di sistemi che richiedono una padronanza della lingua inglese o tedesca, che non so quanto sia diffusa nella popolazione media.
Ricordiamoci il corso extra ai piloti che devono andare perché non sapevano nemmeno l'inglese, che ha aumentato il livello di sicurezza. E questo porta via tempo e sappiamo benissimo quanto conta il tempo nelle operazioni militari. Ecco, visto che essenzialmente siamo in una situazione di stallo sia politica che militare, credo che si sono un po' bloccati a vicenda. Io ho notato un altro parallelismo storico che secondo me è abbastanza interessante. All'inizio della guerra era palese che Putin stava, diciamo, dirigendo lui stesso le puntate offensive, man mano col tempo ha cominciato a fidarsi sempre più dei suoi generali, che è una cosa alla Stalin. Io ci ho visto Stalin all'inizio era super ingerente con i suoi generali, poi pian piano ha cominciato a fidarsi di Zhukov e di altri, e dall'altra parte ho visto l'opposto, nel senso che Zelensky all'inizio lasciava fare ai suoi militari e ora invece c'è una grossa diatriba fra Zelensky e Zaluzhny, secondo me è nata a Bakhmut, almeno le prime avvisaglie, diciamo, della sparizione di Zaluzhny dalla TV è nata proprio in quel periodo, che è un grosso problema, cioè il problema dei rapporti tra la classe politica e i militari in una situazione come questa. Succede lo stesso in Israele, fra, insomma, Netanyahu e i suoi militari o i servizi segreti, è un problema ulteriore, quindi ci deve essere una rete. Succede in tutti i paesi, mi creda. Sì. Ci deve essere una ricerca di unità in questo senso all'interno dell'Ucraina, devono lavorare a almeno proporre al loro popolo una visione unitaria di cosa vogliono fare, invece di continuare a mandare in TV o nei giornali le loro diatribe personali interne. Questa è una valutazione che purtroppo io non sono in grado di fare, primo perché non ho tutte le informazioni necessarie, e poi perché sicuramente esulano da quelle che sono le valutazioni tecnico-tattiche o strategiche. Sono fenomeni che si osservano, politicamente si possono commentare, ma più di questo io non mi sento di fare, mi dispiace. Ultima cosa, la Libia, perché questa notizia, Ansa, è il bello della live, no? Il bello della diretta. Pare che sia arrivata questa notizia, fonte Ansa, Casa Bianca, fondi finite, stop aiuti agli ucraini. Di solito questi sono i titoli, quelli un po', no, sensazionalistici. In realtà continuano i negoziati tra democratici e repubblicani sul nuovo pacchetto, ma questo significa un ulteriore ritardo per gli ucraini, quindi comunque... L'assistenza americana all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia si è interrotta, l'ha confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby dopo l'esaurimento dei fondi stanziati dal Congresso, mentre Washington continua i negoziati tra Dem e Repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti che potrebbe essere legato a nuove misure di sicurezza al confine col Messico contro la crisi migratoria. Ovviamente i repubblicani chiedono questo in cambio di quello. È una dimostrazione che il dibattito americano interno prescinde dall'esterno. Diciamo, l'esterno è l'occasione per il dibattito che però ha altre finalità. Direi di sì, e noi stiamo a guardare, e come sappiamo le elezioni in Russia, chiamiamole elezioni, sappiamo già chi vincerà, quelle in America, entrambi i candidati non è che mi lasciano proprio allegro, ecco, nessuna delle due soluzioni mi pare proprio il massimo. Io la ringrazio tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, so che lei aveva soltanto un'oretta, spero che tornerà per altri argomenti, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, buonasera, buonanotte a tutti quanti, alla prossima. Ciao a tutti.